venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa. E allora è questo quello che fa paura alla mafia. Era un soccorritore, era uno che spesse volte quando aveva appuntamento con una persona, ma se per strada lo incontrava un altro che aveva di bisogno, lui si fermava a parlare con quello e magari l'altro aspettava anche un'ora e poi gli diceva: ho incontrato Tizio che mi ha detto di un problema grave, che dicevo, non ti posso parlare. Don Pino Puglisi era un sacerdote del Signore, coerente con la scelta che aveva fatto. Lui non aveva come dire, una dicotomia fra quello che diceva durante le sue celebrazioni eucaristiche nel commentare il Vangelo e la parola di Dio e quando scendeva dal lambone e stava per la strada. Ecco, la gente gli riconosceva questa continuità. Quindi per me Puglisi era una persona coerente e una persona caparbia che si spendeva per le cose in cui credeva. Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui è entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa. E allora è questo quello che fa paura alla mafia. Questo era Puglisi, uno che ha dato una speranza e quello che ha fatto capire alla mafia che non sarebbe mai sceso a nessun compromesso. Ecco perché la sera del 15 settembre lo ammazzano. Questa è la stanza dove padre Puglisi dormiva e per tanti anni là dormiva suo padre. E lui per 3 anni ha dormito, ecco, vedete, questi sono dei lettini che si usavano appunto nelle famiglie numerose dove le camere erano piccole. E lui per 3 anni ha dormito in questo letto per stare accanto a suo padre. Quindi aveva sempre quella, non soltanto all'esterno, perché spesse volte uno magari fuori ha quel senso del servizio, magari a casa questo non ce l'ha, invece lui l'aveva anche, come dire, nei confronti dei suoi familiari. Ecco, quello è il suo orologio. Questo è l'orologio che lui indossava al polso la sera del 15 settembre, ancora porta la data del 15 settembre. E queste sono quelle cose che si possono vedere all'interno della casa che fortunatamente i fratelli Puglisi, Gaetano e Franco avevano conservato. Questo è il suo studio. Come vedete abbiamo messo alcuni oggetti che secondo noi fanno capire, ecco, anche la persona di Puglisi. Ecco, lui, suo padre gli aveva insegnato a risuolare le scarpe e lui lo faceva. Ci raccontano chi, Pippo De Pasquale, che l'ha preso da terra e l'ha messo nell'ambulanza, che a padre Puglisi quel giorno aveva le scarpe bucate. Ecco, ma perché non aveva trovato il tempo per isolarsele, perché poi se li faceva lui da solo. Il Centro Padre Nostro era un sogno. Puglisi lo inaugura a gennaio del 1993, a settembre verrà ucciso. Quindi lui ha pensato e ha messo, come dire, le prime pietre, non soltanto dell'edificio, ma anche, come dire, concettualmente che cosa doveva essere il Centro Padre Nostro. Oggi il Centro Padre Nostro è quello che Puglisi ha pensato, abbiamo dato in questi 30 anni continuità a quelli che erano all'epoca dei sogni, ma che oggi sono diventati realtà. Ma all'inizio le prime attenzioni che il Centro Padre Nostro ha avuto è stato appunto per quei problemi che affliggevano il quartiere. Prima di tutto fare emergere le cose che mancavano a Brancaccio. Lui stesso dirà, si fa prima a dire quello che c'è a Brancaccio e non quello che manca, perché a Brancaccio manca tutto. Oggi abbiamo un centro antiviolenza, abbiamo una casa che accoglie mamme vittime di abusi e maltrattamento, i giovani hanno dei luoghi dove potersi riunire, il centro polivalente sportivo. Brancaccio oggi ha un respiro internazionale. La gente oggi ha compreso che il Centro Padre Nostro vuole aiutare quei bambini a non entrare in un vortice che poi li può portare a commettere dei crimini molto efferati, come quello che è successo appunto qualche mese fa di quello stupro di quella ragazza a 19 anni.